Cos'è che volete sapere? Adesso parla. Siamo con Francesco Tironi, che si è prestato a venire a fare questa intervista qua con noi per mettervi un po' al corrente della sua situazione attuale. Vediamo un pochino, Francesco. Innanzitutto ricordiamo ai nostri amici i materiali con cui corri. Intanto ciao a tutti, io corro ovviamente con XRD FT-Line, Infinity, MLC, Matrix, Extreme Aerodynamic e KO. Questi sono il materiale con la quale diciamo corro da diversi anni ormai. Benissimo. Infinity, parliamo prima del modello. Cosa mi sai dire a riguardo di questa macchina? Ci sono novità innanzitutto per questa gara? C'è qualcosa? Allora, in questa gara abbiamo portato un nuovo sistema frenante, abbiamo spostato il freno, proprio la leva del freno, la camma, tutto quello che è il pacchetto del freno dal palo posteriore sull'asse del cambio. Abbiamo fatto questa modifica chiesta un po' da tutti. Ovviamente, come tutte le cose nuove, c'è bisogno di provare, di capire, di vedere. Insomma, ieri è stata una giornata un po' più tribulata, oggi è andata un po', oggi sta andando sicuramente meglio. E vediamo insomma dopo in qualifica cosa possiamo fare. Ho visto che è molto apprezzato il tuo motore, molto utilizzato, un motore che so che tu curi particolarmente con Gino, vero? Sì, diciamo che questo è un progetto che è nato quando sono ritornato da Gino nel 2015, è partito subito, sono motori che sicuramente sono molto curati, cerchiamo di dare il massimo di quello che abbiamo a disposizione anche per i nostri clienti e siamo molto contenti perché comunque ci sono molti ragazzi, insomma ci sono molte persone che cominciano ad apprezzarlo e ad utilizzarlo. Durante le prove che hai fatto ieri, che stai facendo oggi, qual è l'aspetto che stai curando di più? Allora, ieri ci siamo concentrati praticamente solo sul freno perché, come tutte le cose nuove, c'erano dei problemi di gioventù, abbiamo dovuto capire come abbinare il tipo di disco al tipo di ferrodo, abbiamo, non dico perso la giornata, ma ci è voluto tutto il giorno e stamattina siamo riusciti a trovare un pacchetto che sicuramente funziona. Oggi abbiamo cominciato a lavorare un po' sui motori, che comunque sono quelli diciamo che ho già provato a casa, quindi siamo abbastanza tranquilli, e lavorare sulla macchinina perché qui la pista non ha molto grip e quindi c'è bisogno di assetti un po' diversi diciamo dai nostri standard. Infinity si è accaparrata i migliori piloti al mondo, i migliori collaudatori, quindi sicuramente la macchina avrà uno sviluppo gigantesco. Tra di voi, domanda indiscreta, vi partecipate le informazioni o è uno sviluppo quasi individuale per poi portare i risultati insieme? No, c'è sicuramente una cooperazione tra di noi, è evidente che la gara è la gara, però si cerca di avere un pacchetto diciamo di base che sia competitivo per tutti e quindi tutti lavorano allo scopo di avere comunque una macchina che funzioni bene. Poi è evidente che ognuno fa le sue cose, ognuno ha il suo assetto, il suo modo di guidare, però quello che è il lavoro comune di tutti è avere una macchina che di base sia competitiva. Perfetto. Senti, adesso per aiutare un po' i ragazzi che vengono a correre qua a Cassino e che ti vedono come un grande pilota e quindi hanno bisogno di un tuo consiglio, al pilota quindi che viene a correre qua, tu cosa consigli di curare sulla sua 1.8? Questo tracciato, di che cosa ha bisogno? Questo tracciato ha bisogno di una macchina sicuramente molto sincera, perché comunque c'è qualche sobbalzo, la pista, soprattutto il problema più grosso è che la pista non è gommatissima, il grip deve ancora venire e quindi la macchina è molto scivolosa, è molto imprevedibile e quindi una macchina sicuramente facile aiuta. Il fatto è che bisognerebbe unire la facilità anche a una macchina veloce, dovrebbe avere un buon inserimento, una buona percorrenza e non è facile mettere insieme le due cose. Quindi sicuramente dovrai cambiare più volte l'assetto nel corso di questa gara. Guarda, al momento non abbiamo fatto, ovviamente, sono prove, non abbiamo fatto 5 minuti con la macchina uguale ai 5 minuti precedenti. Stiamo comunque sempre migliorando
e la direzione che stiamo cercando di tenere comunque è quella, quella di cercare di avere una macchina che sia molto sincera, e per adesso sembra che la direzione sia giusta perché si va sempre meglio. Un'ultima domanda, questa di carattere generale, anche tu come me credi che stia ritornando lo scoppio? Io credo sinceramente che non sia mai andato via, perché comunque ho la fortuna di girare anche nel mondo e la gente che fa le gare, che si diverte, ce n'è. Purtroppo in Italia siamo italiani, ci sono delle volte in cui ci facciamo del male da soli, no? Perché poi mi hai tolto le parole di bocca. Perché purtroppo poi la gara, cioè queste sono gare che fino all'anno scorso era tutto no, e oggi siamo 120 e fondamentalmente è cambiato poco, via. Quindi siamo un po' noi che siamo padroni, diciamo, della gente che corre o meno, ecco. Francesco, sei sempre stato gentilissimo e ancora oggi non ti smentisci. Noi ti invitiamo poi dopo anche nei giorni seguenti. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e grazie di tutto. Ciao a tutti.